Ciao a tutti ragazzi e ben ritornati in questo nuovo video di Minecraft. Oggi conosceremo Maestro Zombie. Che cavolo è Maestro Zombie? È uno zombie. Sul serio, Maestro Zombie è uno zombie. Allora, perché dici Maestro Zombie? Può tenere una verga di Blaze? Maestro Zombie Nether? Maestro Zombie Nether? Vediamo. Può tenere una... cioè sembra una mazza speciale. Voglio metterla un animale del Nether, però non mi viene in mente quale animale del Nether. Vediamo, abitante, ragno. Piglin zombificato ce l'ha già. Un'arma. Sì, un'arma più. Undermint. Vabbè, sta piglin, no. Ask. Wey. Allora, tu che sei un maestro cattivo, maestro, hai anche la verga, non ne posso più di te, io ti ammazzo, io ti odio, maestro, non ci mandare più compiti, maestro, non ci mandare più compiti. Con l'ho ammazzato suon di paura. Quindi non ci mandare più compiti. Comunque ragazzi, questa è la mia farm di Weeping Vines. Oh mio Dio, quante ne ho di Weeping Vines. Comunque ragazzi, abbiamo la 1.16, lo saprete già. E grazie alla beta abbiamo il denim, che si dice impedisci, il contorno, che è border block, e l'allow è consenti. Macchioline di sangue sembrano. Comunque ragazzi, creeremo il nostro lab ora. Torio, questi sono i tre modi per dire laboratorio. Lab, ora, torio. Attorio! Guardate ragazzi come riesco a fare questo parkour. Però c'è un parkour che è un po' difficile, che è questo. Nel Nether Biome, che non è un bioma vero. Praticamente devo saltare da qua, da questa punta a quella punta. Poi da qua, vabbè, è impossibile. Ragazzi, dobbiamo fare da qua. Bisogna arrivare qua. E da qua, qua. Benissimo, e facciamo tutto da capo. Comunque ragazzi, il video precedente praticamente dicevo, creiamo un laboratorio, cella, eccetera eccetera, ma non l'abbiamo fatto. Ma oggi lo faremo. Lontano da qua. Praticamente saranno solo celle su celle, almeno credo. Vabbè, iniziamo con la prima cella. La prima cella sarà fatta di contenimento normale, cioè vi faccio subito vedere questa. Aspettate, che non me la ricordo bene, che era 1 2 3 1 2 3 1 2 3, tac 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 tac. Dovrebbe essere così, mi pare. Se crediamo alla matematica. Anche se non ci crediamo. Ma io ci credo. Voi ci credete? Sì. Perché è la matematica? No. Poi ragazzi, quando dicevano la parola secchione, ho sempre pensato che sia un uomo, un ragazzo con un secchio in testa. Comunque, peccato che non abbiamo i portali, se no portavo qua il coso, cioè l'SCP, ma poi è falso, cioè non è un SCP, ma a me mi piace far finta che sia un SCP, perché io non ce l'ho, ma altri sì. Comunque ragazzi, questa è la cella di contenimento normale. Ovviamente se
facciamo di lama, così non lo faremo mai. Perché mai? Perché una volta l'ho fatto, ho fatto un disastro. Quindi è meglio farla così, poi non occupa spazio. Quindi qua ci cattureremo il primo mob. Facciamo una 1 più alta. Così anche gli scheletri white c'entreranno. Anche se non hanno niente di speciale, perché io di solito non gli potevo mai mettere l'armatura. Ma comunque se poi... Scusate ragazzi, ho un fastidio alla gola da tipo 2 mesi. Influenza. Allora, comunque... Sì, perché io non ci sono mai riuscito, ho visto 1000 video. Come farlo, come faccio con tutti, come ho messo il bastone a quello zombo speciale. Maestro zombie. Dobbiamo fare una sorta di maestro zombie, non maestro zombie. Dobbiamo velocizzare, maestro zombie. Comunque ragazzi, c'è un piccolo problemino che sta qua. Questo, come vedete, è il portale dove il Nether fuoriesce, però sarà un nuovo bioma. Che è il Nether Basalt, il Basalt Deathlock. Sono più Enderman del solito. Quello che vedete è un bug, meno male che sono i bug. Perché almeno così posso... Ci saranno meno bug nella versione definitiva. Comunque ragazzi, non faccio esplodere un letto. Che se faccio esplodere un letto, mi manda via da Minecraft. Di solito anche quando scambio in survival. Infatti il survival posso fare solo sul Nintendo, cioè. Ragazzi, con quella cosa, il crea mob, ovviamente lo dobbiamo abbellire. Dobbiamo portare il mob se siamo in survival. Anche se sarà difficilissimo. Ma noi ci dobbiamo riuscire. Dopotutto noi siamo gli Yakotep II. Gli... Non so ancora come chiamare il nostro team. Perché... Se io ho un team, e poi il team non è da uno solo, ma è da due. Sì, ho un team comunque con altri youtuber. Tipo, volevo giocare a scribed.io. Non si pronunci così. Con un altro youtuber. Si chiama Videogamer. Ma ci sono altri che si chiamano Videogamer, quindi secondo me non riuscirete a trovare quello con cui volevo collaborare. Comunque voi sarete nel mio team se io collaboro con qualcun youtuber, e i fan che sono nel suo canale saranno anche del mio team. Comunque lo Zoglin l'ho messo nella cella massima sicurezza. Comunque io ho visto, cioè vi ho fatto vedere il tutorial come avere la beta, perché non è la 1.16 ma è proprio la beta. Vi ho costruito una cella e già, cioè, e già finisce il video. Non ci credo. Comunque, perché sto più tempo a parlare, dobbiamo riuscire. Devo imparare a parlare mentre faccio, perché sennò a quanto arriviamo, cioè. Comunque vorrei mettere un coso sopra. Un volume. Allora ragazzi, il creatore di mostri. Sì, però mi dà un po' fastidio che è là, quindi credo che lo sposterò. Ma va bene ragazzi, per oggi è tutto, noi ci sentiamo in un prossimo video con la 1.16 e da me la 1.16, ma più da me, è tutto, noi ci sentiamo in un prossimo video insieme alla 1.16 e ciao e ciao di nuovo.
Ciao infiniti! Ragazzi, quando volete una casa indistruttibile, comprate un Denny! Il Denny è un blocco indistruttibile, insieme all'Allo e al Confine. Sono blocchi indistruttibili, anche se bruciano nella lava. Cioè, non così. Ragazzi, il Denny brucia, tutti questi bruciano nella lava, ma se non li metti, cioè se li metti così, sono blocchi indistruttibili. Sono indistruttibili anche alle esplosioni. Comprate un Denny e anche voi avrete la casa indistruttibile.